parliamo di applicazioni lineari e poi vediamo se l'applicazione lineare è tra due spazi vettoriali di dimensione finita, e questo che cosa ha a che fare con le matrici. Allora, siamo dati V e V doppio, spazi vettoriali su K, sul corpo K. Prendiamo un'applicazione F da V a valore V doppio. Allora, F si dice lineare se solo se per definizione F lambda V1 più mu V2 è uguale a lambda F di V1 più mu F di V2, questo per ogni V1 e V2 appartenenti a V grande, e lambda e mu appartenenti a K. Quindi un'applicazione si dice lineare quando rispetta le combinazioni lineari. Vedete, l'immagine della combinazione lineare con coefficienti lambda e mu di V1 e V2 è uguale alla combinazione lineare delle immagini F di V1 ed F di V2 con gli stessi coefficienti. Un modo equivalente di definire questa applicazione lineare è definire separatamente che rispetta le somme, cioè che f di v1 più v2 è uguale a f di v1 più f di v2, e che f di lambda v è uguale a lambda f di v. Naturalmente v1, v2 e v appartengono sempre a v grande, o e lambda e mu appartengono sempre a k. Vi invito a notare che questo sta in v doppio, questo invece sta in v. Quindi questa combinazione lineare all'interno della valente si è fatta in V, questa combinazione lineare è fatta in V. Questa è una definizione fondamentale. D'altro canto è una definizione, quindi non è che ci sta dando da capire. Allora, andiamo a definire adesso due concetti importantissimi collegati a questa definizione, cioè il concetto di nucleo e di immagine. Vabbè, l'immagine già ce l'avete come concetto, però osserviamo che sono due spazi lineari. Cominciamo con il nucleo. Siano V e V doppio come sopra, vorrei dire come sotto, però insomma, se porto la lavagna su diventerà come sopra, e sia F da V in V doppio un'applicazione lineare. Allora, l'immagine, diciamo, F di V si chiama immagine di V tramite F. Questo coincide con la definizione che date per un'applicazione qualunque. Questo è
insieme dei V doppi appartenenti, siamo, scusate, insieme di F di V tali che V appartiene a V. È l'unione, cioè, delle immagini dei singoli elementi di V. Questo si chiama, si dice, immagini. Invece quello che è, e questo è chiaramente il contenuto in V doppio. Invece quello che si chiama il kernel di F, in italiano diciamo nucleo di F, è uguale all'insieme dei V appartenenti a V grande tali che F di V è uguale al vettore 1 di V. Quindi, se preferite, questa è la controimmagine del vettore 1. Così si chiama kernel di F o nucleo di F. Che era via del tedesco. Osservazione. F di V è un sottospazio vettoriale di V doppio, mentre kernel di F è un sottospazio vettoriale di V. Quindi questi sono spazi vettoriali. Allora, per osservare, facciamo la dimostrazione di questa osservazione, diciamo, un po' di spazio, tanto è facile. Dimma. Allora, per quanto riguarda la prima, sia W1 uguale F di V sia no, e W2 uguale F di V, cioè siano W1 e W2 due elementi dell'immagine. Allora lambda W1 più mu W2 è uguale a F di lambda V1 più mu V2, per quello che abbiamo detto, per la definizione di applicazione lineare. E quindi appartiene a F di V. Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se prendo due elementi in F di V, ogni loro combinazione lineare sta in F di V. Questa è la condizione, se vi ricordate, che serve per dimostrare che un certo sottoinsieme è un sottospazio. Se due elementi appartengono al sottoinsieme, ogni loro combinazione lineare, se due vetture appartengono al sottoinsieme, ogni loro combinazione lineare deve appartenere ancora al sottoinsieme. Quindi questo dimostra che questo è un sottospazio vettoriale di V. Adesso prendiamo siano V1, V2 appartenenti a V tali che F di V1 è uguale a F di V2 è uguale a vettore 1. Allora F di lambda V1 più mu V2 è uguale a lambda F di V1
più mu f di v2 che è uguale al vettore rho. Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se v1 e v2 appartengono anche al df, cioè la f mi riporta sul vettore nullo, allora ogni combinazione lineare di v1 e v2, quando ci applico f, mi dà il vettore nullo, cioè se è ancora nel kernel di f. Quindi un modo diverso di scrivere la stessa cosa è che se v1 e v2 appartengono a v, allora ogni combinazione lineare appartiene al kernel di v. Appartengono al kernel di f, allora ogni loro combinazione lineare appartiene al kernel di f. Quindi anche il kernel di f è un sottospazio vettoriale, però stavolta è un sottospazio vettoriale stato in v, quindi sottospazio vettoriale di v. Ok? Oh, vi faccio osservare, in particolare, se io prendo un'applicazione lineare e prendo il vettore nullo in partenza, l'immagine del vettore nullo chi può essere? Allora, qui abbiamo due vettori nulli, uno è quello di v e uno è quello di w. Se io prendo il vettore nullo di v e ci applico f, chi può venire? Può venire solo il vettore nullo di w. È chiaro questo? Sì. Lo sapreste dimostrare? Non è difficile dimostrare, però giusto per... Se io prendo il vettore nullo di v, allora io ho sempre il vettore nullo, mettiamo, ci scrivo v per dire che è il vettore nullo di v, ok? Adesso se io applico f, cosa scopro? Scopro che f del vettore nullo di v più f del vettore nullo di v è uguale a f del vettore nullo di v, no? Applicatelo a sinistra e sfruttate la lineare tra f della somma e la somma delle f. Applicatelo a destra, adesso cancellate questo e questo, lo cancellate, cosa scoprite? Che f del vettore nullo di v è uguale al vettore nullo. Quando avete cancellato, se fate un vettore meno un altro, che cosa rimane? Vi rimane il vettore nullo, no? Quindi cancellare significa lasciare da questa parte il vettore nullo. Però attenzione, questo è il vettore nullo di v doppio, perché l'immagine non sta in v ma sta in v e v. Ci sono messe la sottoscritta v e v doppio per chiarire, perché ci si può confondere. D'ora in poi non le metteremo più, perché deve essere chiaro dal contesto se quando prendiamo il vettore nullo, se stiamo in v è il vettore nullo di v, se stiamo in v doppio è il vettore nullo di v doppio, se stiamo in un altro spazio è il vettore nullo di un altro spazio. Chiaro? Benissimo. Quindi questi sono due spazi vettoriali. Il kernel sta in V, eccolo qua. Il nucleo di F è il sottospazio vettoriale di V, mentre l'immagine è un sottospazio vettoriale di V. Quindi supponiamo di avere un'applicazione lineare da R2 in R3. Allora, qua abbiamo R2 piano e qua abbiamo R3 lo spazio. Quindi il kernel di F chi può essere? È un sottospazio vettoriale del piano. Quindi che può essere? Può essere una retta passando per l'origine, vedete? Poi può essere tutto il piano. In questo caso l'applicazione chi è? L'applicazione nulla, cioè quella che manda tutto al vettore nullo. Se il kernel è tutto il piano, oppure può essere solo vettore
nulla. Quindi il ker in questo esempio, siamo a parole ma insomma penso ci capiamo, può essere il vettore nullo, una lettera passando per origine, oppure tutto. E l'immagine cosa può essere? Abbiamo già visto, può essere per esempio solo vettore nullo, se la funzione è nulla, cioè manda tutto sul vettore nullo. Oppure una retta passando per origine? No, tutto lo spazio no. Vedremo che tutto lo spazio non può essere. Può essere un piano passando per origine. Ok? Che è un sottospazio di R3. Tutto lo spazio no. Perché vedremo che quando avrò V, W, due spazi vettoriali di dimensione finita, c'è una regola che, diciamo, una formula che collega la dimensione di questi due oggetti. La dimensione di questo più la dimensione di questo deve essere la dimensione di questo. Ok? Quindi, se V in partenza c'è la dimensione 2, anche se lo mandate in uno spazio di dimensione 3, la sua immagine deve avere una dimensione compresa tra 0 e 2. Il ker avrà una dimensione 2 meno la dimensione dell'immagine. La dimensione dell'immagine più la dimensione del ker deve fare la dimensione dello spazio di partenza. La dimensione dello spazio di partenza è 2. Ok? Oh, questa immagine si chiama anche rango. Yeah. E non è un caso che si chiami rango. Se vi ricordate, noi il rango di una matrice l'abbiamo chiamato RK, abbreviato con RK. Poi lo chiameremo RG per in qualche modo distinguere, anche se in realtà ci sarà un collegamento ben preciso, se no non lo chiamavo rango. Ok? Oh, questi concetti qua hanno fatto intervenire le matrici per adesso? No. Non c'è bisogno di nessuna matrice, sono concetti cioè intrinseci. Cioè io ho V, ho V, che è un'applicazione lineare, automaticamente sono definiti immagine e che. Quindi il loop e il rango. Yeah. Il loop è un sottospazio vettoriale di V, il rango è un sottospazio vettoriale di V. Oh, non serve neanche, a parte gli esempi che abbiamo fatto a parole, però non serve neanche che V e V siano di dimensione finito. Questi concetti sono assolutamente generici. Ho sfruttato il fatto che V e W fossero dimensione finita. No. Abbiamo dimostrato, non credo che abbiamo dimostrato che ci sono spazi vettoriali di dimensione infinita, no? Non abbiamo mai visto uno spazio. Però vale la pena di darvi un esempio su. In effetti un esempio l'abbiamo dato, l'abbiamo pure detto forse, ma ovviamente non l'abbiamo dimostrato. Facciamo questa piccola, anche perché poi dopo devo fare una matrice, diciamo devo dare il concetto di matrice associata a un'applicazione lineare da spazio di dimensione finita, quindi voglio che sia chiaro la differenza tra quando l'applicazione lineare opera da spazio di dimensione finita e quando no. Ok? Allora, quindi qua stiamo cambiando leggermente argomento. Esempio di uno spazio vettoriale
diciamo che non è di dimensione finita. Più che parlare di dimensione infinita è meglio scrivere che non è di dimensione finita, anche perché noi sappiamo, vi ricordate come si fa a vedere se uno spazio vettoriale è a dimensione finita? Questo lo dovete sapere, che l'abbiamo detto. Se io trovo un sistema finito di generatori, allora, se vi ricordate, lo spazio vettoriale è a dimensione finita, cioè per avere una base io scarto un po' di generatori fino a che non rimango con un sistema di generatori linearmente indipendente. E questo è l'unico modo per essere sicuri che devo trovare un sistema finito di generatori. Un altro modo può essere avere una parte libera, aggiungere degli elementi e a un certo punto ti ritrovi con una base. Però questo non lo puoi sapere a priori. Diciamo che se tu puoi aggiungere vettori realmente indipendenti e ne puoi aggiungere sempre, quindi mettiamo che in uno spazio tu trovi un numero qualunque di vettori realmente indipendenti, cioè ne trovi 5, ne trovi 10, ne trovi 20, ne trovi 100, allora che vuol dire? Che quello sicuramente non è di dimensione finita. Se ne trovi 100, parte libera, dimensione di essere maggiore o uguale di 100. Se ne trovi 1000, dimensione di essere maggiore o uguale di 1000. Se ne trovi quanti te ne pare, sicuramente non ha dimensione finita. Ok? Allora, prendiamo lo spazio delle funzioni continue sull'intervallo AB. Questo lo chiamo V. Allora, voglio mostrare che V non ha dimensione finita. Allora facciamolo tra 0 e 2 pi greco. Poi se dovete aggiustare su AB è facile. Capiremo dopo che è facile da fare. Ok? Allora noi sappiamo che questo è uno spazio vettoriale perché se vi ricordate le proprietà si verificavano subito, insomma, basta. Diciamo lo spazio delle funzioni in generale è uno spazio vettoriale. Quello delle funzioni continue, ogni combinazione lineare di due funzioni continue è una funzione continua. Quindi è uno spazio vettoriale. Per dimostrare che non ha dimensione finita, introduciamo su questo spazio un prodotto scalare. Andiamo a dire prodotto scalare di F e G. Uguale l'integrale tra 0 e 2 pi greco di f di x, allora questa è una definizione, eh? Io prodotti scalari posso avere tanti a seconda di che definizione do. Per due funzioni di continue definisco il prodotto scalare così. Ok? Allora, è un prodotto scalare? Quali sono le proprietà del prodotto scalare? Il prodotto scalare, se vi ricordate, deve essere lineare rispetto a f della prima componente, lineare rispetto a G, poteva essere simmetrico, cioè se scambio F e G il prodotto scalare deve rimanere uguale. Poi se faccio
S bilineare simmetrico è definito positivo. Allora, prima proprietà, F scalare F è uguale all'integrale tra 0 e 2 pi greco di F quadro di x in dx, quindi è maggiore o uguale di 0. F scalare F è uguale a 0 se e solo se F è la funzione nulla. Per una funzione che considera la funzione nulla si mettono delle stampette. Oh, questa parte qua la lascio sottolineata perché poi la, diciamo, è la parte un attimo più difficile da dimostrare. Poi, questo è banale, no? L'integrale di un quadrato, la funzione del quadrato è maggiore o uguale di 0, l'integrale di una funzione continua si può fare, però essendo la funzione maggiore o uguale di 0 sicuramente viene un numero maggiore o uguale di 0. La seconda proprietà, f scalare g è uguale a g scalare f. E questa per ogni f e g è banale, perché se io scambio f e g dentro l'integrale non cambia niente. Il prodotto di due numeri reali è commuta. Oh, chiaramente queste funzioni le sto prendendo con valori reali, eh? Terza proprietà, è chiaro che se faccio lambda f1 più mu f2 scalar g, questo è uguale a lambda f1 scalar g più mu f2 scalar g. Questo è banale pure, basta semplicemente sostituire là dentro e usare il fatto che la linearità dell'integrale. Questo per cortesia fatelo per esercizio perché sinceramente è proprio banale. Queste sono le tre proprietà che, diciamo, che mi verificano se questo effettivamente è un buon, diciamo, è un prodotto scalare dell'analisi. Questa, abbiamo detto, è l'unica cosa che è meglio verificare nel dettaglio, le altre sono tutte proprietà banali. Allora lo faccio qua sopra. Supponiamo, diciamo, sì, supponiamo integrale di f quadro di x in dx tra 0 e 2 pi greco uguale a 0 e supponiamo che la tesi non valga, cioè è chiaro che se la funzione è nulla f scala f fa 0, no? Quindi la freccia da destra verso sinistra è banale. L'unica non banale è quella da sinistra verso destra, cioè se l'integrale di f quadro fa 0 la funzione deve essere nulla, ok? Questo per le funzioni in generale non è vero. Se voi prendete una funzione che per esempio tra 0 e 2 pi greco è nulla tranne che in un punto, quando fate f quadro, per esempio in pi greco vale 1, in tutti gli altri punti vale 0. Allora, quando fate il quadrato, la funzione rimane uguale, perché il quadrato di 0 fa 0, il quadrato di 1 fa 1. Quando andate a integrare, la funzione non è nulla, però l'integrale di una funzione che vale 1 in un solo punto vale 0. Ok? Quindi in generale questo non è vero. Quando farete analisi 3 forze vedrete che in quel caso sarà nulla quasi ovunque. Però in questo caso deve essere nulla ovunque. Perché? Supponiamo per assurdo che non lo sia. Quindi supponiamo che questa integrale faccia 0 e che esiste x con 0 appartenenti ad AB, scusate, a 0 2 pi greco, tale che f di x con 0 è diverso da 0. Quindi supponiamo che la funzione non sia nulla. Quindi f quadro di x con 0 è maggiore
di 0, perché se questo numero è diverso da 0, se ne faccio il quadrato è un numero così e non è nullo. Per la continuità, ma f quadro è una funzione continua, f quadro è una funzione che appartiene a c0, 0, 2, π, greco. Quindi, continuo qua, esiste un delta maggiore di 0 tale che per ogni x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, f quadro di x è maggiore di f quadro di x con 0 mezzi. No, faccio un disegnino così si capisce meglio. Nel punto x con 0, questo era f quadro di x con 0, adesso metto f quadro di x con 0 mezzi. Prendo la metà. La funzione, qui c'è il punto x con 0, la funzione f quadro di x, anche se negli altri punti valeva 0, a questo valore ci deve essere salita con continuità. Quindi esiste un intorno di x con 0 tale che in questo intorno di x con 0 la funzione, per esempio da qui a qui, vedete? In questo pezzo qui la funzione si mantiene maggiore della metà di f quadro di x con 0. Ora, quando vado a fare l'integrale, per cui l'integrale tra 0 e 2π greco di f quadro di x deve essere maggiore di f quadro di x con 0 mezzi per delta. Veramente l'ampiezza dell'intervallo è 2 delta, però vi faccio il disegnino qua. Voi qua avete 0, qua avete 2π greco. Io se scelgo delta abbastanza piccolo, mettiamo che qui la funzione fosse, diciamo che x con 0 era proprio 2π greco. Quel discorso lì, questo insieme qui, lo dovrei intersecare con 0, 2π greco, perché la funzione è definita in 0, 2π greco. Quindi più precisamente qua dovrei scrivere per ogni x che sta qua intersecato 0, 2π greco. Ma almeno metà di questo intervallo, se prendo delta abbastanza piccolo, sta che è convenuto nell'intervallo 0, 2π greco, perché quello se x con 0 è dentro, allora lo posso prendere abbastanza piccolo e ci sta tutto dentro. Se sta sull'estremo, se è x con 0 quadro π greco, posso prenderlo in maniera tale che almeno la parte di sinistra, vedete, sta dentro l'intervallo. Se dall'altra parte, posso prendere in maniera tale che la parte di destra. Il fatto che delta sia piccolo o grande non mi interessa, perché qua l'unica cosa che mi interessa è che questo numero è positivo. Questo numero è strettamente positivo, delta è strettamente positivo, quindi questo numero sarebbe strettamente positivo. E siamo quindi giunti a un assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che l'integrale fosse nullo, mentre la funzione non era nulla. Quindi se l'integrale è nullo, la funzione deve essere per forza nulla. Cioè, perché il problema è che la funzione è continua. Se la funzione è continua, non può salire, la funzione f quadro non può salire a un valore positivo, quello è sempre maggiore o uguale a 0. Se sale a un valore positivo, vedete dove sale? L'area qua sotto è
positivo. E l'abbiamo dimostrato. Quindi se l'area là sotto è nulla, vuol dire che la funzione è nulla. Ci sono funzioni che non sono nulle e che hanno area sotto nulla, ma deve essere una funzione così, per esempio. La funzione vale 0 e qua vale 1. Ma questa non è una funzione continua, perché qua vale 0 e qua salta un altro valore. Una funzione continua, se ha integrale nullo, maggiore o uguale di 0, se ha integrale nullo, deve essere sempre nulla. Quindi questo effettivamente è un prodotto scalare. Cioè, che ci facciamo col fatto che sia un prodotto scalare? Andiamo a ricavarci un po' di spazio sull'altra lavagna e osserviamo, questo tra l'altro ci vi verrà buono pure in analisi 3 quando farete le serie di Fourier. Io dico consideriamo le funzioni le seguenti funzioni continua di C0 di 0 2π greco. Se invece di mettere 0 2π greco mettete meno π greco π greco o un qualunque intervallo lungo 2π greco, queste funzioni vanno bene qua. Allora, le funzioni sono queste: 1 coseno x coseno di 2x. Proseguiamo. Poi abbiamo, sono due elementi, quindi sen x, seno di 2x, seno di 3x, e proseguiamo. Allora io dico che queste funzioni, tutte, sia quelle di sopra che quelle di sotto, cioè l'insieme che contiene sia quelle di sopra che quelle di sotto, sono a 2 ortogonali. Allora, proviamo. Io devo fare... Allora, questo è coseno di 0x. Quindi quelle di sopra sono tipo coseno di nx e quelle di sotto sono coseno di... scusate, seno di nx. Allora, cominciamo a fare il prodotto scalare di una di sopra e una di sopra. Se faccio il prodotto scalare di una di sopra e una di sotto, quando mi deve venire? Se sono ortogonali deve venire 0. Poi se faccio il prodotto scalare di 2 di sopra, quando deve venire? 0 se erano due funzioni diverse. Ovviamente diverso da 0 se era la stessa funzione. È la stessa cosa di sopra. Quindi cominciamo a fare integrale tra 0 e 2π greco di coseno di nx per seno di mx in dx. Allora, vi ricordate le formule di Prosta-Peresi? No? Quella di Werner? Neanche. Io neanche. Però la formula so scrivere lo stesso. Allora, questa qua è uguale a 1/2 per l'integrale tra 0 e 2π greco di seno di n più m x meno seno di n meno m.
vediamo un po' se è giusto. Però vi conviene attenzione che vabbè. Allora, seno di P meno seno di Q, questo è uguale a 2 seno di P meno Q mezzi per coseno di P più Q. Questa è la formula di Costafelli, sì, la più facile da scrivere. Beh, metteteci al posto di P, mettete N più MX. Allora, quando li sommate, fate la semisomma, vedete che vi trovate coseno di NX, vi trovate NX, quindi viene coseno di NX, il 2 è questo portato dall'altra parte, e poi avete la semidifferenza, fa MX, e quindi poi vi trovate seno di MX. Cioè, se andate a sostituire n più mx al posto di p, n meno mx al posto di q, funziona. Oh, io questa non me la ricordo, questa qua me la ricavo un momento, la sono ricavata mentre l'ho scritto. Come ho fatto a ricavarmela mentre la scrivete? Questa è una cosa che dico sempre, dico pure l'analisi 1, però voi l'analisi 1 non l'avete fatta con me, quindi. Allora, capisco che sto facendo una parentesi dentro la parentesi, però state attenti perché questa è una cosa importante. Se io scrivo così, questo chi è? Immaginate che P si avvicina a Q. Che cos'è questo? È il rapporto incrementale del seno. Se P è vicino a Q, il rapporto incrementale deve essere circa uguale alla derivata calcolata dove? In Q o anche in B? Perché i punti P e Q li stiamo presupponendo che siano V vicini. Quindi, chi è vicino a P e Q? La semisomma o la semidifferenza? La semisomma. E la semidifferenza, se i punti P e Q sono vicini, è vicino a 0. Che può essere, per esempio, se sono 7 e 7,1. La semisomma fa 7,05. La semidifferenza fa 0,05. Quindi, a occhio e croce, se scrivo così non sbaglio. Quantomeno, se P e Q sono vicini, questa è quasi vera. E questo è vicino a 0. Infatti il denominatore del rapporto incrementale deve essere vicino a 0. Allora, se moltiplico e divido per 2, questa rimane quasi vera. Ma se un numero è vicino a 0 e ci metto seno davanti, se x è molto più piccolo di 1 in valore assoluto, seno di x è circa x, quindi anche questa è quasi vera. Adesso tolgo il... cioè, cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che non è che io non la ricordo proprio, io mi ricordo che seno di p meno seno di q è uguale a 2, se c'è un 2, poi c'è un seno della semisomma o della semidifferenza, poi c'è un coseno della semisomma o della semidifferenza, e poi c'è un più o un meno davanti, 3 sono col più e 1 è col meno. Queste cose si ricordano, quello che non si ricorda è dove devi mettere seno e dove devi mettere coseno, devi mettere seno coseno, coseno seno, coseno coseno o seno seno. Allora, io che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se P è vicino a Q, l'unica formula di prostaferesi compatibile con
il fatto che la derivata di seno è coseno, perché la derivata di seno, io lo ricordo che è coseno, quello è più facile di ricordare, è questa qua. Porto dall'altra parte e ho fatto la formula di Prostata. Oh, di questa, oltretutto qua io cosa so? So che n più m è positivo. Mentre invece per quanto riguarda, vabbè, che sia positivo, mi interessa fino a un certo punto. Vabbè, n più m è positivo. Invece n, allora quando fa questo integrale? Io dico che questo integrale fa 0. Questo integrale fa 0. Per quale motivo? Beh, questo integrale fa un mezzo. Supponiamo che n sia diverso da m per adesso. Se invece n è uguale a m, questo pezzo qui è seno di 0 che fa 0, ci rimarrà solo questo. Se invece n è diverso da m, ci sono tutti e due i pezzi. Però in ogni caso faranno entrambi 0. Allora, com'è? Questo per adesso lo stiamo supponendo, però se poi anche non lo supponete, l'integrale rimane sempre 0. Come si fa l'integrale? L'integrale fa, l'integrale di seno è meno coseno, quindi fa meno un mezzo, qua fa, diciamo, coseno di n meno m x fratto n meno m, questo valutato tra 0 e 2 pi greco, e meno un mezzo coseno di n più m x fratto n più m. Allora, tra 0 e 2 pi. Beh, in ogni caso, il coseno è una funzione periodica, n più m è un numero intero, e quindi questa funzione periodica in 0 e 2 pi, n più m lo portate fuori, in 0 e 2 pi assume gli stessi valori, quindi quando vado a fare la differenza, questo pezzo si annulla, questo pezzo invece pure, e quindi fa 0. L'unica cosa, se n è uguale a m, qui non c'era niente perché era 0, perché l'integrale di 0 faceva 0, e quindi in tutti i casi l'integrale fa 0. È chiaro? Quindi abbiamo scoperto che se prendo una funzione di sopra e una funzione di sotto sono ortogonali. Adesso proviamo a mettere seno seno o coseno coseno. Cominciamo con seno seno. Allora, questo è uguale, per identici motivi, cioè analoghi motivi rispetto a prima, a meno un mezzo coseno di n più m x meno coseno di n meno m x. Ok? Questo perché la derivata di coseno è meno seno. Oh, attenzione che qua n più m è maggiore di 0. Qua abbiamo due casi stavolta. N più m è maggiore di 0, quindi questo integrale qua, questo è un coseno di x, coseno di 2x, insomma. Allora, perché quegli integrali facevano 0? Perché qua, se io tra 0 e 2 pi greco ho la funzione seno di x, oppure ho la funzione seno di 2x, o la funzione seno di 3x, sono tutte funzioni, le vedete, che sul periodo hanno delle aree positive e negative che si annullano. Ok? L'unica cosa che
ma anche seno di meno x e meno seno di x è la stessa cosa, nulla non senso sul periodo. Se lo faccio seno di 2x, seno di 3x, semplicemente invece di farlo oscillare su un periodo, ho compresso e lo faccio oscillare su 2-3 periodi. Oggetto numero 2. Col coseno, attenzione che la cosa è un po' diversa. Coseno di x, coseno di 2x, coseno di 3x integrate sul periodo fanno tutte 0. Ma coseno di 0x, quando fa? Coseno di 0, cioè 1. Quindi, questo non ci sono problemi, integrare di questo fa sempre 0 perché n più m è maggiore di. Invece questo può essere maggiore di 0, minore di 0, ma anche uguale a 0. Se è maggiore di 0, minore di 0, n meno m, mi riferisco a n meno m, non c'è problema. Ma se n è uguale a m, quindi se n è diverso da m, viene 0. Se n è uguale a m, quanto viene? Qui viene meno 1 per 2π greco, fa meno 2π greco, per meno un mezzo fa π greco. Infatti, se n è uguale a m, questo è il quadrato di seno di nx. E il quadrato di seno di nx non può fare 0 come integrale. È una funzione continua e non è nulla. In realtà fa esattamente la metà della lunghezza di 0 2π greco, perché mediamente quella funzione vale un mezzo. Ok? E proviamo con coseno e coseno. Se adesso faccio coseno e coseno, e qua mi viene più e qua mi viene più. Questa è sempre un'altra forma di prostaperesi letta al contrario, cioè una forma diversa. E che cambia? Niente. Attenzione! Qui c'è, sono tre casi in verità, n uguale m diverso da 0, allora fa pi greco. Se n è diverso da m, n più m è positivo, e quindi qua fa 0, e qua pure fa 0. Qua, se n è uguale a m diverso da 0 fa pi greco, se n è uguale a m uguale 0, allora qua cosa fa? Qua viene 1 e qua viene 1, allora questa integrale stavolta non fa, non è integrale di 1 ma è integrale di 2 e quindi fa 2π greco. In poche parole, l'integrale di coseno quadro tra 0 e 2π greco fa π greco, mentre l'integrale di 1 tra 0 e 2π greco fa 2π greco. Quindi stavolta i casi sono 3, però sempre ortogonali sono. Vedete, se n è diverso da m, l'integrale fa sempre 0. Cioè, cosa abbiamo trovato noi? Abbiamo trovato che quelle funzioni, sia da sopra che da sotto, sono a 2 ortogonali. Poi abbiamo trovato che la norma al quadrato di una qualunque di queste funzioni fa pi greco. La norma al quadrato è il prodotto scalare della funzione con se stessa. Viene pi greco. Tranne questa, la cui norma al quadrato fa 2π greco. Ok? Io ho finito. Per quale motivo lo spazio non ha dimensione finita? Io lo so, sono un po', a volte sono un po' lungo e prolisso, però vi ricordate che noi avevamo detto all'inizio del corso che se due funzioni, se due vettori in uno spazio vettoriale, se c'è un prodotto scalare e se i vettori sono ortogonali, come sono i vettori? 50 vettori sono ortogonali a 2 a 2, come sono? Vi ricordate che sono indipendenti? Fino a che ho vettori ortogonali, questi sono indipendenti. E quanti vettori qua ho indipendenti? Infine, per esempio, se ne voglio prendere tre, prendo queste tre funzioni, sono indipendenti. Ce ne aggiungo una quarta, è indipendente. Ce ne aggiungo una quinta, è indipendente. Sono tutte sempre funzioni indipendenti. Indipendenti come vettori. Per forza.
perché sono ortogonali. Allora la dimensione può essere 3? No, perché ho trovato, posso trovare 4 vettori indipendenti. Può essere 4? No, perché di vettori indipendenti posso trovare anche 5. Può essere 5? No, perché di vettori indipendenti posso trovare anche 6. Allora, questo spazio può avere dimensione finita? No, perché di vettori indipendenti ne posso trovare quanti ne voglio. È chiaro? Allora, quindi adesso facciamo un... ripetiamo quello che abbiamo detto stamattina e facciamo una pausa. Allora, stamattina abbiamo introdotto il concetto di applicazione lineare da V in W, il concetto di nucleo. Nucleo sono tutti i vettori di V che vanno a 0, che F porta a 0, quindi la controimmagine del vettore nucleo. Il nucleo è un sottospazio vettoriale di V. Invece l'immagine, cioè tutti i vettori che sono colpiti da F, diciamo, che sono immagini di qualche vettore di V, è un sottospazio vettoriale di V. Questi concetti sono intrinseci. C'ho V, ho V, ho F. E sono definiti qualunque sia V, qualunque sia V, spazio vettoriale, e qualunque sia F, applicazione. Adesso, dopo la pausa, vedremo che se fisso una base in V e se fisso una base in V doppio, la mia applicazione lineare si può rappresentare con una matrice. È chiaro? Però, non dimenticate, per avere la matrice devo fissare la base in V, devo fissare la base in V. Quindi, in questo caso stiamo parlando di spazi vettoriali a dimensione finita. Non è tutto, perché ci sono anche quelli di dimensione infinita. Io quelli non li voglio considerare adesso. Adesso, dopo la pausa, andrò a considerare spazi vettoriali a dimensione finita. Allora, prendo un'applicazione, spazio vettoriale a dimensione finita V, spazio vettoriale a dimensione finita V doppio, faccio vedere come F la posso rappresentare con una matrice. Cioè, fissata F mi rimane, fissate queste due basi, mi rimane univocamente determinata la matrice associata a F. Viceversa, se prendo una matrice, avendo fissato le due basi, questa è associata a un'applicazione lineare, a una sola applicazione lineare. E questo lo facciamo dopo la pausa. Ok.